frangere buttafuoco. Adesso Verdini, via. Ma c'è qualcuno più renziano dei renziani? C'è qualcuno più renziano di Renzi? Sì, è Denis Verdini. Verdini ha quell'aria da gattone che si è appena pappato un topolino. Ormai Verdini è come lo stregatto di Alice nel paese delle meraviglie. Nonostante non abbia più neanche i baffi da qualche tempo. I like to move it, move it. You like to move it. Verdini però le stava a mangiare a casa sua. No, ora però ce l'ha Quattrini, anche troppi forse. No, c'ha anche i suoi. Ma che permissione, che simpaticone. Il 5 dicembre dice Verdini io entro nel governo. Per la verità Verdini è in maggioranza ormai da qualche tempo, vota i provvedimenti del governo, dice sì al referendum costituzionale. Ha anche sostenuto candidati alle amministrative del PD. Oddio, non è che sia andata proprio benissimo. A Napoli la candidata del PD Valeria Valente non è riuscita neanche ad arrivare al ballottaggio. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Nel frattempo però Verdini ha fregato il simbolo di Scelta Civica Mario Monti e ha costituito un gruppo parlamentare insieme ad alcuni ex montiani, tra cui il attuale vice ministro dell'economia Enrico Zanetti. Siamo di La 7. Salve. Verdini, si può dire, è un renziano di ferro. Le proposte che ha fatto Renzi, che vengano attuate, sta bene anche Verdini. Sto lontano dallo stress. Ha un ottimo rapporto con Luca Lotti, braccio ambidestro del Presidente del Consiglio, qui invia delle canzoni rivisitate in chiave politica, come quella che ha cantato da Maria Latella su Sky qualche tempo fa. La maggioranza, sai, è come il vento. Che rischia di finire in miglia vacca quando Gotol si sveglia e poi si incazza. Ora, Palazzo Chigi non ha gradito molto l'esibizione canora offerta da Verdini. Gliel'hanno anche detto, su, dai, Denis, non è il caso di mettersi a cantare in televisione. Peraltro non ha neanche cantato tutto il suo repertorio, davvero chansonnier come Berlusconi. D'altronde è un altro mestiere, bisognerà pur trovarselo. Verdini, banchiere senza più banche, editore senza più giornali, in cambio di quelle banche, il credito cooperativo fiorentino, e quei giornali ha ottenuto avvisi di garanzia e inchieste. I rapporti tra Verdini e Berlusconi si sono interrotti dopo la fine del patto del Nazareno, quando è stato eletto Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma c'è chi dice che in realtà Verdini è un infiltrato, è stato mandato da Berlusconi sia in missione per conto di Dio, cioè di Berlusconi stesso, un po' come nei Blues Brothers. Una cosa è certa, Verdini è stato un interprete del rapporto fra Berlusconi e Renzi. Per Verdini la politica è vendere le pentole, per Renzi la politica è vendere i coperti delle pentole. Durante un incontro al Nazareno, sede nazionale del PD, Berlusconi ha chiesto a Renzi come era messo donne. E Renzi ha risposto no, donne non ce ne sono. Sa come si dice a Firenze, non c'è peggior cosa che essere becco di ganza. Berlusconi non ha capito e se l'è fatto spiegare da Verdini. Insomma, da interprete, da traduttore a aspirante ministro il passo è breve. E un dubbio viene, non è che questo Verdini, e ce lo troviamo quest'anno alla Leopolda. Insomma, ho parlato della Boschi, di Carrai, di Lotti, di Renzi, e chi mi manca? Beh, in effetti manca lui.